Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, raga. Oggi, 19 gennaio 2023, inizierà una nuova serie che sarà sul canale La Serie, raga, della nuova Vanilla su Minecraft, ragazzi. Vi do il benvenuto a tutti quanti e andiamo subito a giocare, dai, ci sta. Raga, gioca, facciamo, crea nuovo mondo, gioco da, per forza da pro controller, raga, perché volevo provare a giocare da mouse, tastiera, soltanto che ci va a scrivere, ma a giocare, ragazzi, a giocare non vuole andare. Mondo Explorer, sopravvivenza normale, quello che non ci interessa più. Crea, ragazzi. Sì, la croce. Speriamo che sia un mondo abbastanza bello. Ho deciso di portare di nuovo sul canale la serie di Minecraft, perché, ragazzi, perché ancora non mi seguiva. Io sono nato su YouTube, nato su YouTube, comunque ho iniziato a portare su YouTube Minecraft e là sono cresciuto, mi viene arrivare adesso. Comunque ragazzi, spero questa serie vi potrà piacere, questo è il primo episodio di una serie. Non farò, vi già vi dico che non farò tutti i giorni i video, qualche giorno sì, qualche giorno no, perché adesso me l'ho comprato, ragazzi, mi è arrivata, non so se vi vede, la nuova cam, quella per fare i video, ragazzi, da enduro, con la bicicletta, quindi facciamo un po' quello, un po' quell'altro. Adesso penso che quando vado la dobbiamo testare, ragazzi, dobbiamo testare se va, poi vi farò sapere, ovviamente seguitemi su Instagram, vi farò sapere come va, tutte queste cose qua. Ci sto mettendo 2 anni per creare un mondo, Minecraft, ti vuoi muovere? Grazie. Raga, siamo ufficialmente spawnati, raga, benvenuti a tutti, raga, in questa nuovissima serie di Minecraft, raga, benvenuti a tutti ufficialmente, buonasera. Allora, ci siamo ufficialmente spawnati qua. Allora, già si parte alla grande, ragazzi. Non è cominciato a chiedere ogni giorno episodi e quando ho tempo li farò, ovviamente. Poi, merda, già le tartarughe, ragazzi, abbiamo qua. È così, però, ragazzi, cioè, sono rarissime le tartarughe da trovare. Noi appena sono spawnate le abbiamo trovate, ma va bene così. Allora, in lontananza vedo la giungla. Vediamo dove siamo spawnati, sì. Un'altra tartaruga. Scusa, dove pongono le uova? Ecco un tartarughino! Un tartarughino, ragazzi, un tartarughino, guarda che carino! Allora, come vi ho già detto, volevo provare a fare un video con dalla mossa tastiera, giusto per cambiare un po'. Ragazzi, a quanto pare la tastiera ha deciso di non andare più, quindi cioè, non dalla play, perché il computer mi va. Ha deciso di non voler partecipare, quindi di non poter andare, anzi. E quindi giochiamo da controller, ragazzi, questa serie. Allora, inizialmente ci prendiamo il legno, ci facciamo la nostra crafting table, ci facciamo un piccone, ci facciamo una spada, ci facciamo un pic... mi si chiama? Una pau, cosa del genere, dobbiamo andare a trovare un... mi sta laggando tipo un botto però. Sì, sicuramente, se non la faceva qualcosa. Allora, crafting table, ci craftiamo innanzitutto. Per forza i... come si chiama? Ecco questi. Poi ci possiamo fare, come vi ho detto, una spada, un'accetta, un piccone e una pala che non mi farò perché sennò poi spreco tutto. Allora, yes, andiamo a cercare. Penso che c'è un po' di legno. Guarda che sono api. Ah, ragazzi, però non posso scullare così al primo episodio. Cioè, l'ho iniziato adesso, trovo le api, le tartarughe, la giungla. E in più, ma guarda che sono le api, ragazzi. Queste sono le api. Oh sì. Probabilmente sì, le mucche. Ah, c'è il deserto. Questa è già la foresta, ragazzi. Ma dove cacchio sono spawnato, ragazzi? Ma che fortuna ho. Ma io non sono alveari, sono cose che nascono nella giungla, ragazzi. Non ben capito, non capito. Ci troppo ste robe. Ditemi, ragazzi, sapete che cosa dite? Mi scritto nei commenti, ma non lo so neanche io. Hanno aggiunto tantissime cose, ragazzi. Allora, quindi qua era... si va sulla foresta. Foresta amazzonica. Bene, sapete che a me la parte mi piace di più è costruire una base che è vicino. Questo che c'è? Ah, questo è rarissimo, raga. Questo è rarissimo. È il bambù questo che c'è? No, beh, non posso credere. Allora, mi piace costruire una base vicino al mare, vicino, come posso dire, fino alle grotte. Fiorellini non ci servono, raga, spero, vi giuro che qualcosa di... cioè, stiamo sculando al primo episodio. Adesso al secondo, che cacchio devo fare? Non scolare più del primo, speriamo, ragazzi. Altro bambù. Il bambù, sapete che lo piante spawna. Guarda quanto ce n'è. Però c'è un grande problema. Io non ho più cibo. Non so, non ho mai avuto cibo. È diverso.
Andiamo a traversare un'altra parte. E ragazzi, dobbiamo cercare. Guarda, qua ci sono i pesci. Pesciolini! Perché sono i pesciolini, ragazzi? Non c'è un'idea manco loro. E io muoio. Pesciolini! No, ragazzi, non si vogliono far killare. Oh, qui qua vado. È il primo. Pesce, ce l'abbiamo. Devo cercare di salvirmi una base, come ho già detto. Canto se raga, ma che caspitella, ma che cazzo di no, voglio venire, no, no, così non ci sto, raga, ma col bambù cos'è che si poteva fare, che non mi ricordo, si poteva fare qualcosa. Allora, aspetta un attimo, però allora mi metto questo a posto, questo e mi prendo il pesce che ho appena la mappa. Noi siamo, mentre siamo sul mare. Quindi la terraferma è verso sinistra. Il bambù si spacca con questo, penso, no, ragazzi, penso di sì. Ma avete visto cosa c'è là, ragazzi? Avete visto alla sinistra cosa c'è? Tartarughe, delfi, raga, ma dove sono spawnato? Il giorno non lo so. Non mi è mai capitato che sono manco sono spawnato qua. Questa è la terra quella che non trovi da tutte le parti. No, scherzo, scherzo, è la terra quella normale, sì. Che poi viene il siere. Ma guardate, altre tartarughe. Allora, c'è la zona che mi interessa a me, ragazzi. Quella così, un villaggio. E ma con quell'erba, ok. Mi vado a prendere quel bambù che è rimasto là. Poi torno di e quante cacchio di tartarughe ci sono, ragazzi. È pieno. Dove sono spawnato? Allora, io prendo tutto questo bambù. Mi posso fare mentre la bambù. Ma se uccido la tartaruga, mi dà qualcosa secondo voi? Se stermino le tartarughe. Quando vai? Tartarughe secondo me si mangiano tutto, ragazzi. Tartarughe sì. Guardate quanto bambù! No, raga, però così non si può giocare. Io non sono appena spawnato, non ho niente. Questo mi offrire il bambù. Sì, io lo prendo. Non è che lo rifiuto, sincero, Che è il bambù. Allora, dobbiamo trovare qualche animale. Anzi, io la voglio fare. Voglio andare a provare a ammazzare. La devo fare, ragazzi. No, se n'è andato. La devo fare. Voglio provare a ammazzare la tartaruga. Cosa succede se ammazzo la tartaruga? Vediamo una cosa. Mi dà l'erba. Ah no, c'è il piccolino. È rimasto traumatizzato. Mi dispiace. No, non dà niente, penso che adesso carne o qualcosa, neanche mi fa correre più ormai. E quel bambù lo lasceremo là, lo lasceremo là, tanto ne ho già 46, ragazzi. Quanti me devo prendere questo bambù? Vabbè, l'ultima, senti, l'ultima pianta, poi me ne vado, sennò qua passo tutto il tempo a fare il bambù. E poi, raga, come vi ho già detto, basta che lo fai e cresce alla fine, no? No, io mi sto perdendo tempo a prendere il bambù. Non ci arriviamo più. Allora, vorrei andare verso di là, ragazzi. Mi ispira veramente tanto. Non so se continua la giungla. Oh no, la giungla, foresta, quello, come lo volete chiamare. Non ho più cibo. Allora, perché animale? Ne ho neanche un animale, ragazzi. Poi, ok, quelli sono di ghepardi. E io devo sturare. Buonasera. Non danno niente, ragazzi. Ma perché non danno niente? Ho beccato le tartarughe, cioè io sto beccando tutto lo sculo, però non sto beccando la parte più importante. Dai, datemi qualcosa, gioco, datemi, non so, la mucca, la capra, il melone, bravi, bravissimi. Ma ragazzi, mi hanno accontentato. Allora, il melone, mi contento il melone. Ragazzi, c'è, l'ho detto, detto fatto. Ok, allora, non è così, è troppo bello, sono già 40. Ma il melone, se non mi sbaglio, lo farmavi, non dico easy, però cioè non è che la farmi non dava tanta vita, no? Non dava tanto melone adesso. Però c'è una pecorella per passare questa prima notte in Minecraft. Vedete che tipi. No, c'è scalo, mazza, giuro. Allora, la pecora da carne esce. Morta, a posto. Cioè ci sta lì panda pure, ragazzi, ma no, beh. Primo episodio top, ragazzi. Primo episodio troppo futuro. Allora, pecora bianca. Guardate là! Guardate là! No, ragazzi, così non ci sto. Sono troppo forte, sono troppo fortunato, sincero, perché la nostra dimora, me lo vedo qui, non dico qua, ragazzi, perché qua ci starebbe un botto.
Però poi è una cosa un po' troppo, perché qua ci starebbe veramente tanto la dimora. C'era io. Quello che caspita è. C'era la magia del primo episodio, devo andare là. Andiamo là. Ragazzi, vorrei dire che ci sta. Io do, se gli do il bambù a questi. Ai panda, si faccio accoppiare se non mi sbaglio. Ma vedete quanto per culo. Ecco. E ho finito pure quell'altro. Allora, prendi qua. Ci sto facendo tutto tranne la cosa più importante, che sarebbe scavare. Cioè, ragazzi, vi rendete conto? Qua posso fare. Quelli mi sa che sono i semini, quelli là. Perché ho fatto il piccone? Sono troppo stupido, ragazzi. Non vi giuro, sono troppo stupido. Non c'è niente da fare. Allora, i panda non li voglio uccidere. I panda mi sono troppo simpatici. Voglio andare a vedere là cosa c'è. Perché il carbone l'ho preso. Farmi un po' di legno. Questo legno ci vado a fare. Questi, mi quanti ne ho? Ok, faccio i pezzettini. Con i pezzettini, ragazzi, mi vado a creare un'altra di quella. No, si già venendo notte, ragazzi. Notte vorrà dire combattere, ragazzi. Notte vorrà dire combattere. Io devo andare a killare qualche che pietra. Adesso arriva la notte. Non ci credo, adesso arriva la notte. Io ho 2 e 1, ma mi sembra giusto. Un'altra pecorina bianca, ragazzi. Questa sa che doveva crescere, questa sa che dovevano crescere. No, l'hanno lo stesso, ok. Allora, e siamo. Ecco, un'altra pecorina bianca là, ragazzi. Adesso dormiamo, non mi preoccupate, aspettate un attimo. Adesso tipo mi dispona quella pecora, comincio a bestemmiare, ma. Se non mi dispona la pecora, tutto a posto, ragazzi. Sono, vi giuro ragazzi che non ho messo semi né niente, l'avete visto voi, eh? Allora, un attimo, sto qua. Doppio di quei cosi. Primo letto, ragazzi, della serie. Primo letto di questa nuovissima serie, ragazzi, di Minecraft. Allora, mi tolgo questo, ragazzi, direi di metterlo qua e dormire. Letto, metto, ok. Yeah, è la prima notte di Minecraft, non si scorda mai. No, questo ammazza, sono morto, non ci credo, porco due. Sono spawnato qua, godo. Quindi mi viene tutto il loot. No, ragazzi, questo adesso l'ammazzo. Mi devo vendicare prima o poi. No, ragazzi, adesso questo l'ammazzo, sapete, sì. Sono morto, ma almeno sono spawnato qua. Godo. Adesso questo l'ammazzo, ragazzi, ma quanto cacchio. Allora, vieni qua. Questo non mi interessa, vieni qua, vieni qua. Adesso ti faccio vedere tutto. Qua, ammazza. Raga, ma comunque sono troppo sculato. Come cacchio faccio da fare spawn? Allora, facciamo un attimo un punto della situazione. Se no non ci credo neanche io. Bambù, quello che volete. Guardate qua quanto cacchio di cacomero c'è. E sono a praticamente uno stack. Quasi due stack, ragazzi. Ebbene, ragazzi, qua troppo fortuna. Ovviamente. Poi stasera, raga, già il primo episodio, se parte così a bomba, figuriamoci il secondo, il terzo, tutti avanti. Cioè, ragazzi, veramente ci sta, ci sta. Allora, noi il cibo adesso l'abbiamo. Mentre prima dicevo, no, il cibo non ne ho. Adesso sì, guardate là, ragazzi. Io quando vedo queste robe non le posso non prendere, capito? Non mi viene. Io direi che una base potete fare pure qua, ragazzi. Non mi piace, sincero, non lo posto. Guardate là, vabbè. Lasciamo stare il bambù. Ah, questo piccolo non ammazzo, non mi dà niente. Poi prendi cocomero. Sono troppo sculato comunque, ragazzi. Qui i pappagallini come si prendono, ragazzi? I pappagallini si prendono. Mi viene, non mi viene. Lo lascio così andata ricapa. Lascia così andata, ragazzi. Allora, possiamo iniziare ad andare alla nostra prima spedizione. Vedete, voi mi vedete. Ecco come va la prima spedizione. Non ti ho dato le tarce. 3 secondi me le faccio, ragazzi. Allora, ovviamente la crafting table è là. Il pappagallo, ragazzi, ditemi come si fa, che me lo voglio fare, che qua è pieno. Perciò non me ne voglio andare a sto posto. Allora, torce, torce, torce. Per farmi le torce ho il carbone. Il carbone io non ce l'ho, non ce l'ho. Perché dicevo che devo avere il carbone, ragazzi. Non ce l'ho il carbone io. Quindi devo mettere. No, ragazzi. E io il carbone non ho manco la piena, non ho niente. Ci sono messo a scavare proprio, ragazzi. Allora, no, il carbone non c'era nemmeno confuso, scusate, non lo so perché ho detto che il carbone l'avevo, sono un bardone. Allora, sì, ci sta. Devo andare qua. Sì. Ma
cavolo è sta roba, è bellissimo secondo me. Ma la, qua beh, devo fare i ciottoli, eh. Non mi ricordo se te la dà normale. No, te la dà proprio così, vedete? Questa è un altro tipo praticamente. Questa adesso. Qua si scende c'è qualcosa. Io prima di andare a rovista a fare delle cavolate, io sinceramente guardare qua. Ragazzi, è sotto così là. Sì, però se non ho le torce come ci vado? Devo andare a morire, devo andare. Mi vedete come te le fai da. Non ci vuole niente. Andiamo qua, spacchiamo ragazzi, devo per forza fare così. Adesso tipo trovo un passaggio sotterraneo che non lo so. Ok. Allora sta. Vorrei che ci fosse qualcosa qua. Qua siamo dentro, eh? Guardate qua ragazzi, guardate qua, che f... Madonna ragazzi. Ok. Dammi tutto, guardate qua. Ah, che era uno di questi, pensavo. Ma qua è tipo una specie di trappola. Sì. Ok. Allora, c'è la fornace, penso che la possiamo costruire. Sì. Però mi devo fare un'altra crafting table. Ragazzi, la vita è così. Allora, crafting. Mi devo fare una fornace. Mi poi metto a fare con il legno ne ho pochissimo ragazzi. Il carbone però non ce l'ho. Dove c'era questo? No, cucinare il legno, non mi ricordo. No, torce lo farei per forza con il coso, mi sa. Sì, torce non lo posso fare se non c'ho. Sono stupido ragazzi. Sono stupido. No, pensavo di fare le cose ma non ce l'ho il carbone, ragazzi, c'è il carbone. La fornace posso fare proprio niente se non ho il carbone. Sì, è così. Allora, perché non me la prende? Io butto questo, ragazzi. Butto questo, perché non mi serve. Eccolo. Non so se qua ci stanno gli spawn. Possibile di sì, ma possibile di no. Allora io butterei sta lana, ragazzi. Non mi serve a niente. Guardate che c'è tipo una specie di trappola. L'ho detto, raga, che io ce l'ho le cose, ma gioca Minecraft da tanto, io non vedo niente, vi giuro che. Sto piccolando senza vedere niente. Mamma mia, adesso. Allora. Ok. Abbiamo 8, quindi edito esce questa. Aspettate. Questa è qua. Allora, qua ci sono pure i pescioloni, ragazzi. Perché come primo episodio direi di finirci, di finire qua, perché vado innanzitutto, mamma, molto pesciolino, sincero. Vado innanzitutto a, perché quasi ci sta, però c'è un problema, ragazzi, che sapete che a me, vabbè che non, che avevo la base, adesso ho detto che non mi ricordo.
là. Allora, qua, raga, per il momento ci stanziamo qua. Qua per il momento pianto. Ah no, qua pianto uno spazio, sono troppo stupido. Per il momento pianto un po' di bambù, ragazzi, per farlo crescere un po' qua in giro. Perché uno sopra l'altro mi metti? Non è che non mi interessa uno sopra l'altro. Ok, vediamo un po' di bambù, raga, qua in giro. Tanto che poi quando crescono. Cioè, andiamo a prendere la cesta che mettiamo sopra l'altro, adesso li faccio tutti. Vorrei innanzitutto andare a farmi la prima cesta, raga, perché. È già cresciuto! È già cresciuto! Un secondo, è già cresciuto! Vabbè, ragazzi, poi dico una fortuna io. Allora, la cesta, la cesta, la cesta. Ci facciamo quella a questa. Questa cos'è? Intrappolata. La cesta l'ho fatta. Addirittura due. Va bene, aspettate un attimo che soffri. Senti, perché sto laggando? Oh, ok. Allora, qua metto innanzitutto queste, tutte queste cose qua che non servono. Per il momento non servono, solitamente alla fine serviranno tutte queste. L'osso mi potrà servire perché se trovo un cane. La fornace me la metto. L'arbusto me lo metto qua per sicurezza. Ragazzi, io. Perché la base che mi dovrei fare. Dovrei cercare di fare il più vicino qua possibile, ragazzi. Non posso andare chissà dove, eh. Ok, la fornace me la voglio mettere qua, sta facendo sera. Io mi metto a cucinare le mie con la. Faccio così. Mangio, carne cruda, ragazzi, adesso c'è la carne cruda. Qua è già cresciuto praticamente tutto. Io qua già lo faccio. Vuoi fare così perché non ha senso, credo. Mi si è rotta la pala. Allora, la pala. Non è la pala, in realtà la accetta. Allora, qua può divenire una tribù di, una farm di. Questo, insomma, di bambù, non mi viene il termine. È già cresciuto. Guardate là, poi viene cicandere. In 3 secondi è cresciuto. Ok. Ma non ci stanno i mostri, sì. Guardateli là, ragazzi, 1, 2, 3. Quanti sono? Buona zia. Si che prendono sonno poi. Così non ci sto. Questo è un gran problema. Questo è un gran problema. Mi ha fatto una spada. Muoviti, 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 muoviti. Dai, ho troppo distanza per non far dormire adesso. Creeper. Oh no, adesso è un problema, ragazzi. Un attimo fare una cosa, ragazzi, sennò qua mi fa dormire. Che sono. Ragazzi, la spada è andata rifuccata. Questi non mi servono, questo qua. Godo. Godo! Godo! Troppo forte! Troppo forte! Ok, ci siamo, ci siamo. Alziamoci, prendiamo il letto, portiamo. Vedete? Che trucchetto, ragazzi, questi camogliano prendendo fuoco, vedete? Sono già morti. Mi dice che bello risvegliarti così, ragazzi. Allora, è una prima mini base l'abbiamo creata, non c'è carne qua per festeggiare. Poi nel prossimo episodio, raga, penso che ci dobbiamo comunque stabilire perché se ho trovato tutte queste ben di Dio, raga, qualcosa c'è qua, per forza una caverna, che c'è per forza, ragazzi, per forza, no, qua. Io, raga, termino questo episodio, vi saluto. Qua mi sento ragni, ragazzi, sento ancora ragni. Adesso mi devo andare a craftare la spa. Ragazzi, ma che culo! Mi metto qua perché se dovessi cadere almeno qua non muoio, là morivo. Aspettate un attimo. Che almeno qua mi proteggo in più. Ma che fortuna ho, ragazzi. Quello è tipo un dungeon. Vedete, carbone, carbone, ferro. Raga, non dico che nel prossimo episodio ci andiamo, ma quasi, dai. Mi raccomando, raga, voglio un bel like, iscrizione, campanella e noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao, raga!